Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Con questo rumore di pioggia facciamo una canalizzazione di una persona che non c'è più. Quindi se vi risuona e state magari pensando a qualcuno che non c'è più, che se n'è andato e che sapevate che vi voleva molto bene e ve ne vuole ancora, c'è qualcosa che vi vuole dire. Allora restate su questo video. Questo video non ha varianti. Quindi non dovrete scegliere, ma se siete capitati qui, molto probabilmente c'è qualcosa che dovete ascoltare. Io parto subito con la canalizzazione del messaggio di questa persona. Sono finiti i tempi in cui non apprezzi quello che hai, come se tutto quello che avessi non fosse abbastanza. Ne hai passate tante. Hai evitato di collaborare con le persone che ti stavano a fianco. E ti sei immerso, immersa in quello che è la tua essenza. Perché ho detto che non apprezzavi? Perché non avevi il tempo di farlo, non avevi modo di farlo. Perché sei cresciuto, cresciuta in un posto nel quale avevi tutto dal punto di vista del materiale, magari, però non c'era un'empatia nei tuoi confronti e quindi ti sei calato o calata all'interno della tua interiorità. Stavi per annegarci da quanto alte fossero le tue emozioni, la marea delle tue emozioni. Io lo so, l'ho sempre visto, ti ho sempre apprezzato o apprezzata per quello che sei dentro. Nel profondo. È giunto il momento di andare verso la tua strada ora. Forse ancora non l'hai capito, non ti sei resa o reso conto che è veramente il caso di voltare pagina, andare verso la tua direzione. È giunto il momento di mettere fine ai pensieri e agli schemi limitanti che le persone con le quali sei cresciuto o cresciuta ti hanno inculcato, perché questi limiti non fanno altro che ripercuotersi sulla tua vita. Rendono quasi impossibile il tuo percorso, almeno dalla tua visuale, ovviamente, perché non è impossibile. Il tuo percorso è costellato di una serie di ostacoli, ma che sono anche gli stessi trampolini di lancio che poi ti permettono di capire qual è il tuo valore, qual è la tua forza per andare verso i tuoi obiettivi. Ti guarda come hai saputo guardare le tue emozioni. Ora forse è il momento di metterle un attimo in stand-by e andare verso ciò che realmente di concreto devi creare. È come se in un certo senso ti precludessi la possibilità di fare ciò che ti è destinato, perché è come se ti da solo o da sola ti affibbiassi sempre quel personaggio del bambino, dell'infantile, di colui che non è ancora cresciuto. Proprio come se la tua famiglia di origine, i tuoi genitori volessero, avessero voluto vederti così,
e ti avessero affibbiato questo personaggio. Ma tu non sei più quel personaggio. Tu non sei più quel bambino, quella bambina. Tu sei un adulto, un'adulta ormai. Sei responsabile di te. Sei l'imperatore della tua vita. Devi diventare sempre più in potere, devi entrare nel tuo potere, devi lasciare e permettere soprattutto che la tua natura più selvaggia possa influenzare la tua vita. Perché? Perché la tua natura più selvaggia non è altro che la tua essenza. Non averne paura, non averne timore. Sei l'imperatrice o l'imperatore della tua vita, te lo ribadisco. È inutile che fai finta di non vederlo. Lo sei, io lo vedo perché io sono in un'altra dimensione, una dimensione sottile. Da qui si vede tutto, da qui si vede esattamente l'anima delle persone. E tu sei tanto, sei grande, sei. La tua energia maschile è l'energia dell'imperatore e la tua energia femminile è l'energia dell'imperatrice. Sei una potenza sovrumana, neanche te lo riconosci. Se sei sopravvissuto o sopravvissuta a tutto quello che hai vissuto, significa che puoi fare qualsiasi cosa perché hai un potere illimitato. Ti consiglio di collaborare con le persone, di fidarti, di ricominciare a fidarti delle persone che incontri, magari non di quelle che hai lasciato sul tuo cammino, ma di quelle che incontri, perché c'è la possibilità di collaborazione. Non sono tutti come chi hai incontrato e io lo so che hai sofferto. Cerca di affidarti al divino, perché credimi che non c'è niente che il divino non possa spazzar via, non c'è niente, nessuna energia di buio che la luce del divino non possa spazzar via. Spazzar via letteralmente, ma proprio tabula rasa, perché alla fine arriva tutto da lì. Arriva tutto da lì. E io ormai sono qui e lo vedo, lo guardo negli occhi, la fonte. La fonte è luce, è meraviglia, la fonte è il punto di partenza e il punto di arrivo. E tutto arriva da qui, ma se la fonte è luce, l'ombra è solo un'ombra. La luce invece è la base di partenza, capisci? L'ombra è un prodotto della luce. La luce è molto più potente dell'ombra. So che stai aspettando di vedere arrivare le tue ricompense, i tuoi obiettivi, stai aspettando di vedere arrivare i frutti di ciò che hai fatto e arriveranno, arriveranno, però quello che devi fare tu è lasciar cadere la resistenza, perché ti ripeto ancora una volta, io so cosa hai vissuto e so dove sei cresciuto o cresciuta e quello che hai vissuto ha fatto sì che ti si instillassero dei meccanismi mentali, delle idee in testa che ti dicono che non sei abbastanza, che tu non puoi ottenere queste cose, non puoi realizzare i tuoi sogni. Le persone che ti sono state intorno ti hanno fatto credere questo, ma non è così. Qui c'è un'energia e la sento dentro di te ogni giorno che ti sto vicino, un'energia che crea la tua magnificenza, un'energia che ti vuole portare dell'abbondanza, ti vuole portare i tuoi sogni, la realizzazione, ma è una realizzazione concreta. Quando tu realizzerai i tuoi sogni sarà qualcosa di concreto. C'è anche la possibilità per te, anche se non lo credi, di trovare l'amore vero e incondizionato. Concreto, un matrimonio se ancora non l'hai, un fidanzamento che ti faccia sentire innamorato o innamorata e che ti faccia sentire
amato o amata, dei figli, se ancora non li hai, o degli altri figli, se li vuoi. Tu puoi ottenere tutto ciò che vuoi, devi soltanto capire che puoi ottenere tutto ciò che vuoi, ed è questo che non capisco da qui. Come fai a non vedere? Come fai a non vedere quel che sei? Come fai a non capire, non vedere, non illuminare ciò che sei? Tu hai l'energia per... Tu ti meriti, hai l'energia per attirare una persona che ti ama davvero. È una persona concreta. Stiamo andando avanti e io lo vedo che stai andando avanti, è solo che è come se ci fosse questa resistenza. Cioè, questa resistenza è veramente qualcosa che purtroppo è stata inculcata molto molto pesantemente. Io lo so perché ho vissuto anch'io in quella famiglia. Ho vissuto anch'io lì, quindi lo so di cosa stai parlando e mi dispiace di non aver fatto qualcosa per aiutarti a vivere meglio, più di quanto io non abbia fatto. Ho fatto del mio meglio, credimi, ho fatto il meglio che potevo. E forse anche io stessa o io stesso sono stato fonte di sofferenze e mi dispiace tanto per questo, mi dispiace davvero tanto, non sai quanto, mi dispiace ora che dall'altra parte mi sono resa conto di quanto male ti ho potuto fare con le mie azioni che io reputavo senza nessuna conseguenza, non vedevo la gravità che potevano avere su di te. E così vale per tutte le altre persone della tua famiglia. Però, anche se non ti sei ancora mosso o mossa, tu hai le luci puntate sul tuo obiettivo. Io lo so che le hai. E questo è già più del 50% dell'opera, perché se hai le luci puntate lì significa che stai cominciando a costruire. Infatti, stai cominciando a valutare, a prendere in considerazione varie aspettative, varie opzioni su quello che è il da farsi. Che cosa voglio fare della mia vita, ti chiedi? Che cos'è veramente che mi rende felice? Stai iniziando a farti le giuste domande, a valutare bene le cose, a valutare soprattutto le tue priorità. Quindi chiederti dove valga la pena di investirci energie e tempo. Non importa se magari alcune persone possono essere legami di sangue, se ti fanno del male, hai capito finalmente che è il caso di lasciarle indietro, perché delle persone che ti fanno del male non sono delle persone, non sono famiglia, e quindi è il caso di lasciarle indietro. Sette di spade qua vuol dire che sei stato attento o attenta a chi avevi intorno, e dentro di te tu l'hai smascherate queste persone, sai esattamente con chi avevi a che fare. Hai lasciato perdere queste persone. E sai che cosa ti dico? Sono fiera o fiero, orgoglioso di te, perché hai visto la verità, hai avuto il coraggio di vedere la verità, hai avuto il coraggio di aprire gli occhi, cosa che io non ho avuto il coraggio di fare in vita. E ho dovuto farla dopo la vita. E io sei il sogno mio e di tutti gli altri antenati, sappilo. Perché hai un coraggio che pochi hanno avuto nella nostra famiglia di sangue, nel nostro albero genealogico. Sei il nostro sogno, quindi per questo sono qui a parlare con te, per questo non me ne vado a fare quello che devo fare, magari altre vite, altri insegnamenti. Ho preso un attimo di tempo, ho deciso di stare qui ancora un po' vicino a te per consigliarti e per dirti queste cose, perché tu non sai cosa vedo io, non sai quanta magnificenza vedo in te e vorrei tanto che ti vedessi con i miei occhi. Attenzione, attenzione solo alla tua esagerata a volte
intraprendenza, nel senso attenzione a quando hai dei momenti in cui vorresti fare troppo, vorresti salvare te, il mondo, gli altri, e soprattutto attenzione a quando diventi frenetico o frenetica. Perché magari ti sembra di essere felice, però in realtà lì stai perdendo il controllo della tua mente. Quando ti senti troppo frenetico, frenesia, come se fosse tutto meraviglioso, bello, una gioia che non ti sai spiegare da un momento all'altro, quella non è vera gioia. Quella non è vera gioia. Quella è un effetto drogante che ha l'adrenalina, magari nel incontrare determinate persone che possono essere tossiche. Quindi attenzione a questo. Questo è quello che è ciò che ti ha sempre buttato giù. Poi, nel renderti conto che era avvenuto un meccanismo malato, quindi fai, ti prego, fai attenzione a questa cosa. Quando ti senti frenetico, frenetica, fai attenzione. Perché non è ciò che sembra. Inoltre, io vedo che dentro di te c'è una. Una crescita, un'evoluzione concreta. I mattoni che stai mettendo ora sono mattoni che costruiscono la tua casa e tu stai agendo molto molto bene in questo. Però anche lì non te ne rendi conto, non lo vedi. È incredibile. Se solo ti potessi vedere con i miei occhi. Se solo ti potessi vedere con i miei occhi. È come se non comunicassi più con gli altri, con il mondo. Ti vedo bloccato o bloccata nella comunicazione, nel chakra della gola, nella comunicazione letteralmente con gli altri. Questo te lo devo dire, non va bene. Non va bene perché ti stai facendo del male da solo, da sola. Non ha senso chiudersi in sé, anche se hai sofferto, non ha senso, non ha senso. Costruisci, collabora con gli altri, parla con gli altri. Non saranno tutti come le persone che hai incontrato, credimi. Cerca di costruire la tua vita. E di guardare anche fuori nel mondo, vedere attraverso la tua finestra che hai costruito e che ti mostra la verità finalmente e ti protegge anche dall'esterno. Cerca di collaborare con gli altri, quindi accettare anche quello che gli altri ti dicono a volte, anche se non sembra così. Bello o non ti piace perché forse potrebbe esserti utile. Solo così potrai trovare la stabilità. Solo così potrai trovare qualcuno che chiamerai famiglia e allora lì finalmente non dovrai più piangere della famiglia che non hai mai avuto, perché quello sarà la tua famiglia. Le nuove persone alle quali ti aprirai saranno la tua famiglia e ti sentirai estremamente apprezzato, sostenuto, validato in quello che provi. Così tanto da poter mantenere aperto quell'occhio, perché è come se in passato, per sopravvivere emotivamente, avessi dovuto chiudere gli occhi, avessi dovuto far finta di non vedere, far finta di non accorgerti di cosa stava succedendo, dei problemi, delle manipolazioni, degli abusi, delle brutte cose che avvenivano intorno a te. E
Con queste persone invece potrai essere te stesso o te stessa e potrai mantenere gli occhi aperti perché tutto ciò che vedrai ti piacerà, sarà bello. C'è un nuovo inizio che ti attende e sicuramente sarà diverso da quelli che ci sono stati prima. Guarda questa carta, che è uscita. Sei decisamente in grado ora di zittire tutte le persone che ti vogliono fare del male. Hai guadagnato una forza nella tua vita che non hai mai avuto, mai. Non devi avere paura e poi io sarò al tuo fianco. Sarò sempre al tuo fianco e quando non sai a chi rivolgerti, rivolgimi un pensiero, io sarò lì. Sappi che io sarò lì. Sarò lì anche nella confusione, soprattutto nella confusione, quando non saprai qual è la tua strada, quando non vedrai il tuo cammino ben chiaro, io sarò lì per ispirarti e guidarti. Sappi che ti continuerò a rimandare una cosa, ti continuerò a rimandare un pensiero, il fatto che devi coltivare i tuoi obiettivi, perché non sembra che tu ci stia dando la importanza che necessita. Sappi non hai capito che questo è un ponte sul nulla, perché se tu riesci ad attraversare questo ponte, con la leggerezza di una farfalla arrivi dall'altra parte e dall'altra parte c'è la tua vita ideale, ciò che sogni, ciò che vuoi. Adesso tu stai sul ponte. Stai sul ponte o anche potresti essere ancora qui, ancora sull'argine, prima di attraversare. Devi solo attraversare, devi solo fare quel gesto. È solo che hai paura. Quello che devi avere è leggerezza. Io sono sempre lì, sono sempre lì con te. Tu non vedi quanta luce c'è dall'altra parte, non la vedi, non vedi quanti colori ci sono, non vedi che dall'altra parte c'è un'esplosione di colori, il mondo che si anima, infinità di opportunità e che ti faranno di nuovo sentire vivo, viva, e ti sentirai di nuovo vivo, ti sentirai di nuovo di essere, incarnare il tuo corpo, di avere il potere del tuo corpo, della tua vita, delle tue azioni, di ciò che vuoi fare. Non vuoi sentirti di nuovo così? Beh, per fare questo devi morire a te stesso, a te stessa. Io sono qui anche per aiutarti a fare questo. A morire a te stesso, a te stessa, veramente, a 360 gradi, quindi lasciare andare magari ciò che ti è successo in passato e devi rivolgere tutto il tuo focus verso il presente perché il presente costruirà il tuo futuro. Sei letteralmente un pavone, un bellissimo animale che è stato imprigionato per anni e anni e anni dentro ai suoi demoni, dai suoi demoni e da persone che hanno contribuito a fare la parte dei suoi demoni. Sei un potenziale inespresso, sei meraviglia pura, non manifesta, sei creatività, amore, sei uno splendore di persona che non si è ancora espressa per ciò che è veramente. Sappi che
Dove non arriverai tu, con il tuo coraggio, con le tue azioni, arriverò io e arriverà l'universo e arriverà il divino a darti ciò che ti spetta. Quindi non avere paura della vita, non avere paura di ciò a cui vai incontro, perché è tutto quanto spianato per te. Tu meriti di essere felice e noi lo sappiamo quassù. Quindi ti aiutiamo ogni giorno, solo che tu non lo vedi, non ti rendi conto di quanto sia così, non lo vedi. Sappi una cosa, questa prigionia finirà. Sia la prigionia nella quale ti trovi, sia la prigionia della tua mente terminerà. Questo è la fine di un ciclo, la fine di un ciclo che è stato il ciclo della prepotenza su di te, del dolore che hai vissuto. Sappi che finirà, te lo assicuro, è la mia parola. Ok, questa era la canalizzazione, molto bella. Andiamo a vedere se abbiamo anche un consiglio degli angeli e di canalizzare il consiglio degli angeli, quindi un messaggio da parte loro. Se stai aspettando di muovere dei passi verso un progetto, verso una decisione, siamo qui per dirti che non è il momento giusto ora. Nelle prossime poche settimane accadrà qualcosa, si muoveranno gli eventi, si muoveranno le circostanze affinché tutto sia realizzabile, ma ora non è il momento giusto. Utilizza il tempo che hai a disposizione queste settimane per prenderti cura di te, perché tu sei la tua priorità e devi essere la tua priorità. Perché per la buona riuscita di ciò che vuoi è importante che tu prima guarisca. Noi nel frattempo stiamo lavorando per te. Abbi fede in noi, abbi fiducia in noi, perché stiamo creando le condizioni per far manifestare quello che più desideri, quello che vuoi. Abbi fede. Questo era il messaggio per voi, spero di esservi stata utile. Noi ci vediamo domani sempre alle 20 con un nuovo video. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti un vostro feedback se vi siete ritrovati e soprattutto se questa tipologia di video vi piacciono. Se vi piacciono, li porterò più spesso. Vi abbraccio e ci vediamo domani. Ciao ciao!